C'era una volta un pezzo di legno. Si chiamava Argante. Stava in disparte, dimesso, fuori dai riflettori. Ma era felice. Argante trascorreva il suo tempo a costruire i sogni degli altri. Grandi sogni o piccoli sogni, ma essenziali. Costruiva storie di uomini e di donne, più grandi dei loro stessi sogni. Storie di riscatto, di redenzione. Storie che narrano di un amore più grande. Così Argante radunava altri pezzi di legno, pezzi di stoffa dismessi, ma uguali a lui. I pezzi reietti. Questa storia Argante la sapeva bene. Gli scarti di ieri sono le opportunità di domani. Poi si chiuse in bottega, con le serrande chiuse ermeticamente. Uno alla volta entravano visitatori e la domanda era sempre, sempre la stessa. «Cosa stai facendo?» E ogni volta lui rispondeva «Fabbrico sogni!» «Si può fare?» «No! Ma io ci provo lo stesso!» Magari si può. Argante lo sapeva bene, che forse si può. Lo sa chiunque possiede dei sogni. E lui aveva un sogno, progettato in maniera così perfetta, eppure corredato da ostacoli, sbagli, la spina dorsale delle storie belle. Felice, perché saggiamente sapeva che non esistono storie perfette, ma solo sogni perfetti.